dico a te, signor Vlahovic, giocatore di promessa, che è stato acquistato con grande sacrificio da parte della Juventus, dico a te due parole, due paroline. Uno, vogliamo sapere come tifosi juventini che cosa vuoi fare, perché sui social, su tutto il mondo web, carta stampata, quello che volete voi, ogni un giorno dice che vuole stare al Juventus, un giorno dice che invece gli piacerebbe forse andare anche al Chelsea. Chiedo, lo so che magari a te forse effettivamente la bandiera, la maglia, forse a un lato ti interessa poco, ma questo non è un problema tuo, è un problema che purtroppo negli ultimi anni sono i procuratori che ci giocano su questa cosa qua e molto spesso fanno anche rovinare le carriere. Ora dico Vlahovic, dai una dichiarazione, dai un sussegno, un qualcosa, a parte gli scherzi che fai in allenamento con Allegri, perché noi attualmente come tifosi juventini siamo in attesa di sapere cosa vuoi fare. Vuoi andartene via o vuoi restare? Perché questa altalena ogni giorno diventa un pochettino pesante. A noi, come tifoso juventino, almeno il mio pensiero, a me di Lukaku non me ne frega niente. Però che venisse o non venisse, a me interessa che tu ci dia una risposta, non so, un tweet, una pubblicazione su Instagram, qualsiasi cosa per farci sapere che effettivamente crede la Juventus. Perché oramai siamo arrivati, oramai quasi alla fine della tournée americana, fra un po' ritornerà in Italia. Vogliamo sapere a cui basarci, su quale base anche il tifo mentale prospettiva, perché l'anno prossimo, non avendo più le coppe europee, abbiamo solamente il campionato. E quindi vogliamo, come tifoso, un pochettino sognare. Facci sapere. E voglio far sapere anche a voi, se per caso magari avete un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia di Vlahovic che rimane sempre un po' in silenzio e di cui ne parlano solamente il web. Maniera anche abbastanza fantasiosa. Noi ci ragioniamo al prossimo video, oggi un breve video, anche perché è estate, quindi la gente è sotto un pallone, fa il bagno, montagne, altre cose. Noi ci ragioniamo al prossimo video, come dico sempre, fino alla fine, forza Juve e Vlahovic, dacci questa possibilità di poter essere proprio tranquilli, perché effettivamente la cosa comincia a essere un po' troppo lunga. Ciao ragazzi, buona giornata e fino alla fine, ribadisco, fino alla fine, forza Juve.